Ciao a tutti ragazzi, io sono Dili, benvenuti e bentornati sull'altro fumetto. Benvenuti in un video in cui faremo una bella chiacchierata su questa nuova edizione di fumetti da edicola, ovvero Visioni Graphic Novel Italiano. Si parte col numero 1 che è uscito il 5 maggio 2020, che è Dimentica il mio nome di Zero Calcare. Ma di cosa parla Dimentica il mio nome? Chi è Zero Calcare? Beh, intanto se mi state chiedendo chi è Zero Calcare, probabilmente dovreste rivalutare il tipo di droghe che usate, perché non vi fanno molto bene. Beh, noi oggi non risponderemo a queste domande perché non ci interessa la trama, ma esamineremo solo l'edizione, edizione che esce al prezzo di 10,90€ più il prezzo del quotidiano, ed è un'edizione settimanale. Oltre al primo numero in cui vediamo Zero Calcare, per ora sono state annunciate già i prossimi 8 numeri, i prossimi 8 volumi, in cui vedremo Manuel Fior con 5000 km al secondo, Vittorio Giardino con No Pasaran, Lernz con Golem, Sclavi e dell'Edera con Le voci dell'acqua, Radice e Turconi con Il porto proibito, Pagani e Cannucciari con Kraken, Paolo Bacilieri con Sweet Salgari e Davide Reviati con Sputa tre volte. Ma in realtà la collana non sarà solo di 9 volumi, ma per ora sono stati annunciati questi primi 9. Partiamo da un fatto, ovvero il fatto che questa collana è stata annunciata un po' di corsa, sembra. Probabilmente anche per cavalcare un attimo il momento storico in cui erano aperte solo le edicole, quindi ci sta anche il fatto di sfruttare un pochino questa cosa. Non dico che sia stata progettata apposta per questo periodo, questo tipo di collana, però probabilmente era già in cantiere, hanno un po' accelerato i tempi, perché mi è sembrato strano il fatto di far uscire una collana in cui non venissero annunciati tutti quanti i numeri che la compongono. Mi sembra una cosa un po' particolare, e anche dentro il volume non troveremo l'elenco di tutti quanti i volumi che appunto che usciranno. Una cosa un po' particolare, ma andiamo subito ad esaminare l'edizione. Partiamo da quello che tutti quanti volete sapere, e ci sta, sì, l'edizione è numerata. L'edizione è numerata, cosa che noi lettori non gradiamo mai, cercate di capirlo, è una cosa che veramente troviamo insopportabile, però ogni tanto funziona. Ad esempio io ho questo volume di Zero Calcare, io in realtà Ce l'ho già nella versione cartonata della Bao, che è molto 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 figa. Allora, perché cacchio me lo sono preso io, nerd spendaccione? Per il fatto che tutti gli altri volumi, praticamente tutti, io non ce li ho. Quindi volevo fare tutta quanta la collana, e quindi ho detto vabbè, a questo punto se solo il primo numero ce l'ho doppione, ricompriamolo e va bene così ce l'ho tutta quanta completa. Quindi per esempio con me questa storia del numero 1 ha funzionato, ma so di moltissimi che non la compreranno perché hanno più numeri di quelli annunciati, ce li hanno già, quindi non vogliono ricomprarseli, non vogliono comprarsene più di uno almeno, e quindi il numero per loro è stato un motivo per non comprarla. Quindi questa roba del numero, raga, è veramente sempre molto fastidiosa, quindi andrebbe tolta. Esaminando invece l'edizione, allora, l'edizione non è bruttissima, per carità. Questo è in bianco e nero, con solo la, come anche nella versione Bao, c'è solo la volpe a colori, quindi è tutto in bianco e nero. Va detto che quando apriamo il volume la prima cosa che vediamo è questa, che è una cosa, raga, non so voi, ma a me dà un fastidio. Cioè, apri la copertina, dietro la copertina è tutto bianco, almeno potevano farlo colorato. E va bene, pazienza, non facciamo i pignoli. Andando avanti troviamo un micro editoriale, sono proprio due pagine, e comincia l'edizione. L'edizione ha una carta leggermente trasparente, non so se riesco bene a farvelo vedere, ma si intravedono le vignette della pagina dopo. E questa è una cosa un po' fastidiosa, non tanto per questo volume in bianco e nero che comunque rende abbastanza, ma io immagino i volumi dopo, perché alcuni volumi saranno a colori, come potranno rendere i colori su questo tipo di carta. Questa cosa mi fa un po' paura. La cosa veramente poco piacevole di questa edizione è questa cosa qua. Adesso io per esempio ho qui con me l'edizione di Taniguchi. Guardate l'edizione di Taniguchi, questa è la differenza. Come mai uno è tutto mezzo accartocciato e l'altro è bello compatto? Perché l'edizione di Taniguchi ha questa roba qua, ovvero le sovralette e ha anche una copertina che sembra più rigida. Questa è una copertina molto morbida, e in più il fatto di non avere le sovralette non sostiene la copertina. E quindi non è una roba da pignole avere sovralette perché fanno figo, è semplicemente perché poi il volume tende a imbarcarsi. La sapevate questa roba, che senza lette si imbarca il volume?
Beh, io no, me l'ha spiegata Danilo di Fumetti Senza Paura ieri, grazie Danilo. Quindi è una cosa veramente fastidiosa, perché effettivamente risulta parecchio imbarcato, quindi questa roba di non mettere neanche le sovralette non l'ho molto apprezzata. In più il volume è abbastanza, di dimensioni abbastanza simili, cioè è veramente poco più grande di quello di Taniguchi. E costa un euro in più e non ha neanche le sovralette. È vero che quelli di Taniguchi, tranne alcune pagine, erano praticamente tutti, mi pare, se non erro, appunto, tranne poche pagine, in bianco e nero. Mentre di questi probabilmente diversi saranno a colori. Quindi ci sta. Però un po' di comparazione va fatta, raga. Lo so che è brutto, ma va fatta. Va fatta anche con il Grande Magnus. Il Grande Magnus costa un euro in meno, 9,99, 9,90, una roba del genere. Ed è un cartonato di dimensioni molto più grandi, sicuramente con molto meno pagine, ma molto più grande. Ok, si può fare il discorso del, ok, ma il Grande Magnus intanto, lo sconosciuto, che in questa versione potevano farti magari in un volume unico, qua te la fanno in quattro e quindi arrivi a pagare tipo sui 40 euro o quasi, perché il primo numero costava meno. Verissimo, quindi va fatto un po' un bilanciamento tra le due cose. Secondo me non è una brutta edizione. Ha questa roba del fatto che si imbarcano, quindi raga le pagine ve le troverete così ed è una roba molto fastidiosa, ha i numeri che sono fastidiosissimi, lo sappiamo tutti quanti, però tutto sommato per 10,90€ potete leggervi delle graphic novel molto importanti per la storia del fumetto italiano, appunto vi ho letto, ci sono veramente grandi nomi, quindi secondo me tutto sommato vale la pena e io la continuerò. Raga, ovviamente non vi sto neanche a fare il paragone tra l'edizione Bao cartonata e questa, che va bene, cioè nel senso, ok, questo è un cartonato super figo da 18 euro, questo viene 10,90€, ok. Aggiungo una piccola cosina, ovvero che mi ha scritto Green Matt, questa è la sua pagina Instagram, che nella sua versione, come potete vedere, in alcune pagine l'inchiostro sembra un po' sbavato e un po' colato, quindi nella mia edizione ho provato a vedere nella versione che ho io e sembra non avere questo problema, però effettivamente mi ha fatto vedere che nella sua diverse pagine hanno questa cosa un po' sgradevole. Effettivamente, come potete vedere, non è proprio il massimo, e ripeto, se c'è questa cura in un fumetto in bianco e nero ho un po' paura per quelli a colori, però vedremo. Ok, vi ringrazio per aver guardato questo piccolo video un po' confuso, ma ve l'ho fatto abbastanza di pancia perché avevo preso questa edizione e volevo farvela vedere subito. Vi invito, qualora vi facesse piacere, a me farebbe urca molto piacere, ad iscrivervi a questo canale. Trovate in descrizione i link ai miei vari social e noi, signore e signori, ci vediamo al prossimo video.